Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi sarà un video diverso dal solito perché andremo a vedere cosa c'è dietro ad un mio video recensione di qualche bicicletta. Fino ad ora sono andato a testare un bel po' di biciclette e spero di potervene portare ancora tante altre. E quindi oggi vi porterò con me nella creazione di un video recensione. Oggi è il secondo giorno che sto testando la Rock Rider XC100S e vi farò vedere come si creano i contenuti che poi andrete a vedere nel video completo di recensione. È già il secondo giorno che la utilizzo, quindi ieri è già stata fatta la prima uscita dove almeno riesco a capire tutte le mie sensazioni su questa bicicletta. Di solito quando ho le biciclette in testa cerco di testarle il più possibile, così da essere il più sincero possibile quando vado a fare il video di recensione completo. Anche qua varia molto in base a quanti giorni posso utilizzare la bicicletta e quindi devo un attimo organizzarmi al meglio. Oggi è il secondo giorno, farò il giro più lungo, ma mi porterò via sia la mia Insta360 Go 2 che il mio iPhone 13 Pro per realizzare le clip per poi utilizzare nel video, e vi farò vedere anche qualche retroscena e approfitto per raccontarvi qualcosa. La telecamera che mi manca oggi è la GoPro, che provo a non utilizzare, e vediamo cosa salta fuori. Iniziano le riprese. Rumorino strano in una zona che c'è un bel po' di gente che passa a camminare qui. Non so se si riesce a vedere, ma a parte c'è una bellissima acqua. Prime clip fatte, più che altro ho sfruttato uno dei pochi momenti che avevo di pianura per fare le prime clip. La comodità di questa videocamera è questa, che si apre adesso. Io spengo direttamente il video da qua. Vediamo, sta ancora andando. È molto simile ad una AirPods. La rimetto via e lei poi si ricarica. E sapete che qui sotto in descrizione potete trovare il link a tutta la mia attrezzatura che utilizzo per fare video, dalla action cam che vi ho appena fatto vedere alla videocamera con il microfono che sto utilizzando adesso, al computer, eccetera eccetera. Ho trovato un altro pezzo interessante per poter filmare, diciamo, questa bella salita. Vediamo cosa esce fuori ogni volta che sento questi strani rumori. Non so voi, scrivetelo qui sotto nei commenti, ma prendo paura degli animali quando sono da solo. Arriviamo fino in cima, così possiamo filmare la discesa. In cima a una salita, mai fermarsi dopo che sia tutta. Questa è la regola. Se non la conoscete, vuol dire che non siete mai andati a tutta. Adesso filmiamo la discesa e vediamo come potrebbe essere. Prima prova con la videocamera sul petto. Se poi va bene, fissiamo l'iPhone e facciamo il su e giù. Una cosa di sto genere, il bello è riprenderla sia davanti che dietro. Quindi adesso mi ingegno, metto bene la telecamera, mi filmo prima di tutto una discesa e poi una salita. Buona fortuna a me. Il fai da te, si dice. Ogni volta che poi metto le telecamere qua appese, prego sempre che non passi nessuno. Questa dovrebbe essere una bella inquadratura. Appena ci siamo tutto, si parte per la prima ripresa. Prendiamo un po' di velocità, controlliamo che non passa nessuno dietro, vediamo se riesco qua a girare e giù. Parte 1, ok, sempre la tutta, si torna indietro, blocchiamo e direi che può bastare così. Quindi smontiamo tutto, via il telefono e si parte. Parte, andiamo in un'altra location ovviamente. Per ora c'è ancora fatto poco. Ora secondo test, dovrei aver individuato un altro pezzo tecnico dove si possono fare delle riprese sempre da fermi e vediamo se può essere fattibile. Più riprese da fermi si fanno, più alla fine si è tranquilli, perché sono quelle che escono meglio, che poi possono essere utilizzate sia nel video recensione, ma soprattutto anche per qualche piccolo video per Instagram. Se non mi seguite, andate a darci un'occhiata, perché ieri testando questa bici sul bagnato ho rischiato di cadere, ho messo un piccolo video su Instagram, se volete andare a vederlo. Ora vediamo, non possiamo andare a mettere la videocamera, quindi andiamo avanti. A few moments later. Arrivati in un altro punto che sembra molto carino, viste queste rocce, per fare altre riprese da fermo, la seconda ripresa da fermi. Telefono in realtà posizionato e ora dobbiamo trovare il modo di farlo star dritto. Ebbene, ho rotto il gimbal.
Mi fa piacere, questo è quello che volevo. Adesso andiamo su, bisogna comunque prendere un po' di velocità, capiamo se il terreno ci consente di fare questo pezzo. Guardiamo sempre che nessuno ci ruba il telefono, poi dal video che si vedrà nel video, queste sono tutte cose che non si vedono. Prendiamo più rapporto perché era più leggero. Respiriamo un attimo, agganciamo il pedale e scendiamo. Pappa, ritorniamo indietro e andiamo a prendere il telefono, sperando che sia uscita una bella ripresa. Vediamo se può andare. In questo caso il video è uscito male perché non mi si vede la testa, ma siccome non si riesce a mettere meglio, non si rifà. In qualche modo con l'editing vedo di renderlo più accattivante. A few minutes later. Eccoci arrivati in un'altra location dove ho trovato in realtà adesso dei bei punti per far video. Quindi adesso, giusto per divertirmi un po', vi faccio vedere tutta la parte a sinistra che è molto bella da fare, e dopo andiamo sulla destra a fare qualche ripresa. Intanto saliamo, speriamo di non bucare, perché questi test purtroppo li faccio con le camere, seppur non mi trovo molto bene, ma come le bici non sono mie, non posso neanche latticizzarle. Saliamo di qua, e qua sarà la zona dove si sta perfetto il telefono. Intanto saliamo. Ogni volta che si fanno queste cose è sempre quella di fare la discesa a fuoco con la telecamera, ma meglio non rischiare. Ecco, ho già sbagliato. Ho già sbagliato. Adesso vi risparmio la salita. Eccoci, videocamera posizionata. In teoria adesso si dovrebbe vedere. E andiamo, altra ripresa. E vediamo se riesco a fare questo pezzo a fuoco. Non devo dimenticarmi di farla partire. E via. E via. Ok. Ok. E niente, via. E l'ho rischiata. Vediamo se ho indovinato l'inquadratura. Mi piace perché è uscita che si vede che in quella radice stavo scivolando, e mi piace. Andiamo avanti, ma in realtà io adesso volevo trovare in questa zona che c'era il pezzo quello sulla destra, molto bello, un altro albero da sfruttare. Niente, questo pezzo era troppo bello da non poterlo firmare. Questa sarà l'inquadratura 1, poi si rifà, quindi torno su, torno giù e vedrete l'inquadratura da dietro, perché la seconda parte comunque è molto bella. Vediamo, vediamo. Ok. Ok, seconda parte. No raga, non era partito il video. You suck! Si ritorna su, un'altra volta, giù. Mi piace, ritorniamo su, giriamo il tutto, sperando che la videocamera sia su. Adesso la prima parte non si vede, ma comunque da far forte, perché il bello è qua adesso. Allora, mi piace, devo dire. One eternity later. Ho appena fatto un pezzo di salita a fuoco, senza filmare, perché volevo un attimo capire come andava questa bici, e sono arrivato al punto di poter dire due cose solo dopo questo pezzo, oltre al test che ho fatto ieri. E adesso niente, andiamo giù sempre a fuoco, filmando. Però è un po' sporco oggi, dato il vento che c'è in questi giorni, e spero di non distruggere la bici. Questa curva ho visto brutte cose. Continua a tirarmi. Qua si può riposare un po'. Più che altro sono tanti metri per terra, quindi meglio evitarli. Troviamo sempre che il telefono, le videocamere, tutto c'è dietro. Siccome si vola un po' qua, ovviamente qua non si toccano i freni, ma leggermente in giù. Ciao. Possiamo passare le moto perché vanno sicuramente più forte di me. Però stiamo prendendo le moto. Questa cosa mi piace assai. Ah no, però loro vanno di là, io vado qua. Ero in rimonta sulle moto. Ecco, le moto le avrei anche riprese. Hanno tagliato. Vediamo se in questo pezzo le prendiamo. Continua la sfida. Partiamo blocco. Su. Questa cosa che sto scendendo più forte di loro con questa XC100S mi rincuora, diciamo. Passati. Chiudiamo l'amo, andiamo su. Non finta di niente. E si sale. Adesso obiettivo non farsi riprendere qua, che può andare di gamba.
tieni sui pedali. La sfida mi sa che l'ha vinta l'X600S. Spiegati nel quadro, che do le calcagna. Andiamo per un punto dove c'è il motore, vai, non guidi. Ormai l'ho vinta io perché il pezzo è finito. Il pezzo tecnico di fatti lo ristaccate qua. Terminato questo giro, uscita di all'incirca 2 orette oggi. Come avete appena visto, adesso sono leggermente sudato perché è l'ultimo pezzo per arrivare a casa, ho tutta salita ed è esposta al sole, fa decisamente caldo oggi e tra poco, per voi sarà qualche secondo, per me passerà qualche ora, vado a scaricare tutti i file di quello che sono andato a creare oggi, li revisionerò e capisco se vale la pena tenerli oppure domani andare a farne degli altri. Domani mattina farò un'ultima uscita con questa bici senza far video, se quelli di oggi vanno bene, in modo tale da avere un'idea ancora più chiara su questa bicicletta. Mi aspetta poi un bel editing video con Final Cut Pro, che è il sistema di editing che utilizzo per montare i miei video. Siamo quasi alla fine, manca solo far tutto il resto. E arrivati a questo punto abbiamo praticamente quasi fatto il video, basterà fare la registrazione come sto facendo adesso, dove vado a parlare dettagliatamente della bicicletta. Il video completo poi della recensione lo troverete tra l'incirca una settimana su questo canale e spero che questo nuovo contenuto vi sia piaciuto. Se volete dirmi la vostra, scrivetelo pure qui sotto nei commenti, sarò ben lieto di leggerli. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.